Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e bentrovati con l'approfondimento. Parola d'ordine, moderazione. L'estate è un momento di svago e spensieratezza per i bambini, ma attenzione ai troppi strappi alle regole dal punto di vista alimentare e agli imprevisti giocando all'aria aperta, come contusioni o fratture. Dal punto di vista alimentare, come spiega Anna Maria Staiano, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria in un approfondimento, sì al gelato preferibilmente alla frutta, ma non tutti i giorni. No anche a pietanze troppo elaborate, soprattutto a pranzo, preferendo invece soprattutto per il momento centrale della giornata e in spiaggia piatti unici e leggeri. Una buona opzione sono le insalate di riso o anche i panini conditi con verdure fresche, olio a crudo, prosciutto o mozzarella, sia pesce e legumi per un adeguato apporto di omega 3, bene latticini e uova fonti di vitamina D, sì anche alla carne bianca. Occorre poi bere tanta acqua. In estate poi, come ricorda la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, SIOT, va incoraggiata l'attività all'aria aperta dei bambini, pronti però a gestire possibili imprevisti. Nel caso delle contusioni, è sufficiente applicare impacchi freddi con il ghiaccio, che limitano il gonfiore e il dolore, mentre una pomata specifica può essere utile per il riassorbimento dell'ematoma. Attenzione in piscina, il rischio di cadute come di prendere botte alla testa a causa del pavimento bagnato è alto. In montagna bisogna ricordarsi di portare il kit di pronto soccorso.